Nel derby dell'Aragona fa festa la Vastese che con i 3 punti ottenuti contro il Castelnuovo irrompe in zona playoff. Per i biancorossi è arrivato il 9° risultato utile consecutivo. Amaro in bocca per un buon Castelnuovo punito oltre i suoi demeriti nei finali dei due tempi. Fra biancorossi e neroverdi finisce 2-0. Al 5° Vastese insidiosa con un colpo di testa di Ceccacci che non inquadra lo specchio della porta. Si gioca sin dall'inizio su buoni ritmi con le due squadre che si equivalgono senza però riuscire a pungere. Bisogna così attendere il 28° quando Lorenzo Emili per gli ospiti conclude in area con la palla che tocca Lonzi mettendo in difficoltà Di Rienzo che salva in angolo. Al 29° Bubalo va in gol per il Castelnuovo ma in posizione di fuorigioco con il direttore di gara che annulla. Match equilibrato con le emozioni che arrivano con il contagocce. Al 32° ancora Bubalo per gli ospiti e una buona opportunità ma in area Vastese conclude debolmente. Al 33° invece sul fronte opposto capita a Sansone una ghiotta opportunità ma il giocatore biancorosso svirgola mettendo la sfera al lato. Al 36° sembra fatta per la squadra di casa ma sugli sviluppi di un angolo Di Filippo in area neroverde colpisce clamorosamente il palo che salva Natale. Al 43° si registrano le vibranti proteste ospiti per un sospetto tocco con la mano in area di Di Filippo con Castellano Di Nichelino che lascia proseguire. Si arriva così al 46° minuto nel primo dei due di recupero quando su cross dalla destra il portiere del Castelnuovo Natale forse disturbato manca la presa della sfera che arriva alle noci che ha postato sul secondo palo non sbaglia segnando il gol dell'1-0 con cui si chiude il primo tempo. Nella ripresa al 5° pericolosissimo il Castelnuovo con un missile di Lorenzo Emili che sfiora il pareggio con la palla che finisce fuori davvero di un nulla. Gli ospiti attaccano a testa bassa con maggiore convinzione alla ricerca del pareggio e con Lorenzo Emili che ci riprova al 26° mancando di poco il bersaglio grosso. La gara dell'Aragona resta aperta con al 31° il salvataggio sulla linea di un difensore ospite su tiro di Alonzi. Il finale di partita vede poi al 47° la rete del 2-0 di Stivaletta che sugli sviluppi di un angolo di testa mette alle spalle del portiere del Castelnuovo e chiude di fatto il derby che regala 3 punti d'oro dal sapore playoff alla Vastese che al 96° con Tancredi fallisce anche il 3-0. Amaro in bocca per il Castelnuovo, ora davvero inguaiato in classifica e mercoledì ci sarà il recupero di campionato con il Pineto. Una vittoria da Derio che ha il sapore dei playoff perché da questa sera la Vastese è 5ª in classifica e a 9 punti dal primo posto. Io non guardo la classifica precisamente dalla 5ª giornata del girone d'andata e non la guardo. Io vado al campo per guardare i miei giocatori, la mia squadra, tutto quello che fanno fuori, i conti, i conteggi, le classifiche. Io so che cosa deve fare la mia squadra e cosa dobbiamo fare noi. Noi dobbiamo pensare a una cosa solamente, lavorare e preparare le partite come ogni settimana. Questo è il nostro lavoro. Non possiamo fare illazioni, non ci possiamo permettere distrazioni. Lo ripeto, sono noioso e antipatico. La mia vita mi ha insegnato, calcistica, mi ha insegnato ad avere equilibrio. Non mi esalto e non mi deprimo. Mi interessava che la squadra ritornasse a giocare come sa e l'ha fatto per tutta la partita. Non mi sembra di aver subito, abbiamo perso una partita 2-0 senza aver subito qualche occasione da gol, niente, quindi noi ne abbiamo avute tante situazioni dove potevamo con un po' più di precisione magari far gol noi. La squadra ha lottato fino alla fine, dispiace perché due infortuni ci hanno fatto perdere questa partita, però la strada è questa da seguire, c'è da essere ancora più cattivi, ancora più decisi, ancora più determinati perché la classifica è quella che è e noi dobbiamo tornare velocemente a fare punti.